disse Vincenzo. Per te ci vorrebbe un appartamentino tutto tuo, così da solo riusciresti a studiare meglio. Ah, magari, magari. Io pensavo questo, esco fuori. Tecnocasa, 20° Novano accessoriato. Dico, eccola, questa è la casa per Vincenzo. Entro dall'agenzia Tecnocasa, quant'è il monovano? Dove si trova? Corso Garibaldi 57. Bene, quanto costa? 30 milioni. E pure questi 30, che è? Veri ragazzi. Va bene, ci sto cercando di trattare, ma accordi con il notaio, Vincenzo, ma andiamo al notaio. Abitavo di fronte alla mensa universitaria. Un bel giorno mi venne l'idea, ma se io anziché scendere giù, fare la spesa, cucinare, ero solo, se io andassi a mangiare alla mensa universitaria, c'ero sotto, qui di fronte, attraverso la strada e c'è la mensa universitaria. Andai, chiesi, sentite, io sono un professore, vorrei venire a mangiare a mensa, devi essere studente, ti devi iscrivere all'università, già sei laureato e scegli un'altra materia, ti devi iscrivere all'università e così puoi venire a mangiare qui. Allora io mi iscrissi a sociologia, anche perché avevo fatto psicologia, per conto mio mi ero laureato anche in psicologia, lezione di sociologia, ho frequentato tutti i giorni pranzo e cena, risparmiando molti soldi, risparmiando, e adesso sentite, vado a mensa e a un certo punto, professore, trovo i miei alunni, diventati liceali, diplomati e quindi iscritti all'università. Professore, voi qui, professore, siamo arrivati, adesso è il momento nostro, e voi che ci fate qua? Voglio prendere un'altra laurea, mi sono iscritto a sociologia. Ah, beh, allora siamo colleghi, certo, siamo colleghi. E allora si faceva una bella tavolata. L'ex professore con i suoi ex alunni, tutti studenti, facevamo il pranzo insieme. Dopo il pranzo l'ex professore offre agli ex alunni, così costava 1.000 lire il pranzo e 10.000 lire di caffè offerto da me agli alunni. E così pure la sera. Un bel giorno Franco Liccardi, originario della provincia di Salerno, Altavilla Silentina, il paese. Franco dice, no Mercù, oggi non prendo il caffè, lascia stare. Nero in volto. Franco, che ha? Dovrei prendere una pistola e spararmi. Franco, che c'hai? Dopo. Prendiamo il caffè, ci salutiamo con la massa, poi prendo Franco sotto il braccio. Franco, che c'è? I miei chiamano sempre, poi separati, poi divorziati, poi ciascuno si è rifatto la sua vita, prima mio padre e adesso anche mia madre. Figlio mio, sei grande, puoi andare. Mercù, non ho nessuno, non ho niente al mondo. A che serve? Che vivo a fare? Prendo una pistola e mi sparo. Mi venne la frase giusta qui proprio, sì. Franco, tu mi offendi. Non hai nessuno al mondo. Allora io non sono tuo amico. La carta vincente, guardate, venne da sé improvviso. Allora io non sono tuo amico. Franco, la vita è bella. Sai, ho 59 anni. Universitari!
Avrò una buona pensione, i soldi miei saranno i soldi tuoi, la vita è bella, vai avanti. Dopo un paio di mesi viene Mercuno a spendere soldi. Vedi di trovarmi un lavoretto così per vivacchiare, perché mi metto sui libri e piango solo. Franco, non ti preoccupare, il tempo è medicina, abbi pazienza, prenditi una vacanza e va bene. Dopo un paio di mesi mi chiama sempre in disparte e mi dice: ho fatto l'esame e ho preso 30. Bene, telefona tutta la tavolata stasera in pizzeria a festeggiare il 30. Altri 30, altri pizze, giorno della laurea, 110 e lode, il massimo. Uscendo dall'università, lascia il laurea per te. Bene. Mentre per Franco avveniva questo, c'era Vincenzo, la tavolata, l'università. Vincenzo De Cicco, De Cicco Vincenzo, adesso è prete. Chiedo scusa. Vincenzo De Cicco, aspettiamo che finisca, perché non finisco. Vincenzo era un agitatore che stava all'università per organizzare scioperi e cortei, ma aveva un'intelligenza straordinaria. Un bel giorno lui: Vince, non sprecare questa bella intelligenza. Io non tengo niente, io non tengo nessuno. 5 milioni, 7 milioni, avevo speso circa, come spese io per tutte quelle cene vecchie, avevo speso circa 800.000 lire, rivendendo uno dopo l'altro, messo a posto, circa mezzo miliardo. E hanno fatto affari quelli che hanno comprato, perché io vendevo sotto la pressione dei ragazzi da mantenere, e quindi tutti i ragazzi hanno studiato, una dozzina, una cinquantina di milioni ciascuno mi hanno tutto disponibile. Ma per Vincenzo poi c'era un fatto, quello che adesso è prete, c'era Vincenzo, io mi viene l'idea di metterli insieme, anziché pagare l'affitto a ciascuno e tutto, metterli insieme e fare la comunità. La feci la comunità, ma Vincenzo aveva un caratteraccio tale che nessuno voleva stare con lui. Venne uno, dice Angelo, quel pesce del tuo.